non c'è più speranza, secondo me. Addirittura l'altra settimana sono venuti a prendere le misure e mi hanno detto, mi hanno assicurato che entro giugno, ciao, entro giugno avrebbero messo a posto. E io gli ho detto sarcasticamente, ma 7 mesi per prendere le misure, per rifarla ci vorranno minimo 10 anni. Abbiamo aspettato almeno 9 mesi, tanto il tempo trascorso dalla chiusura della strada, perché la polizia locale ha determinato questa chiusura visto che era pericolosa. Bene, a ottobre il municipio disse faremo subito lavori perché abbiamo più di 400.000 euro pronti nel piano investimenti. Qui c'è un pezzo di Ostia prigioniero di questa strada, strada che porta allo stadio, all'ospedale, alla viabilità di Via dei Pescatori. Quindi di fatto adesso i commercianti, i cittadini possono usare un'unica strada che è sempre trafficata. Quindi con i cittadini e con gli esponenti e gli attivisti che abbiamo di Azione e di Italia Viva abbiamo fatto questo flash mob. Che cosa fa il municipio? Anziché cominciare questi benedetti lavori, nonostante i cartelli qui dicano lavori in corso, ci porta un documento in aula da votare in cui dice proviamo a dire alla polizia locale di riaprire la strada solo in un tratto e solo in un senso per far passare almeno una delle 3 linee autobus che passavano qua. Quindi questo è paradossale. Facessero i lavori, cominciassero a fare il progetto, i lavori che i cittadini aspettano, perché le toppe, come una riapertura provvisoria che secondo noi non potrà essere fatta perché la polizia locale vede la situazione e dice non te la faccio riaprire, è veramente assurda. Via Mar Rosso, una qui a Via Mar dei Caraibi, c'è la mattina qui durante l'orario scolastico il traffico va in tilt. È accettabile il fatto che ci sia questa inerzia assoluta e che per 9 mesi si stia così ad attendere il nulla e nonostante poi i fondi ci siano non è nemmeno un problema di finanziamenti, è semplicemente una mancanza di attività da parte del municipio. Facciano subito i lavori e che ripristino la viabilità in questa zona che porta tantissimi disagi. Anche se uno non abita esattamente su questa strada, però i disagi ci sono comunque. Il problema è un altro, ce n'è anche un altro, che qui essendo una strada chiusa, la sera diventa un covo di sbandati, di gente che senza fissa dimora che fanno i propri comodi.